Io non lo so cosa bisogna fare per fermare la guerra, perché nessuno può avere la ricetta in mano. Sicuramente bisogna avviare un percorso negoziale e mantenerlo aperto. Era quello che andava fatto da subito col primo invio di armi. E da allora questo percorso negoziale non è mai stato seriamente costruito. Invece è un percorso faticoso, ma è l'unica soluzione possibile rispetto a queste escalation. E poi sicuramente bisogna contribuire con tante manifestazioni per sensibilizzare tutti i governi e tutta la comunità internazionale a orientarsi in questa direzione. Il piano cinese la convince? Guardi, io l'ho detto all'inizio, non spetta a nessuno in modo arrogante e tracotante dettare le condizioni. La Cina ha voluto dare un contributo, qualche elemento sicuramente positivo c'è in quel piano, laddove si riconosce il diritto di tutti i paesi a conservare la propria sovranità. Poi per il resto occorre mettere tutte le parti, innanzitutto quelle belligeranti, intorno a un tavolo e con pazienza iniziare a costruire quella tela faticosa e impegnativa che porta a un negoziato di pace. Credo che nessuno oggi possa dettare delle condizioni all'esterno e imporle a nessuno. Basta mediare una partita sui balneari. Dopo l'osservazione del capo dello Stato, qual è la vostra? Basta mediare armi militari. Il capo dello Stato non interviene certo nel segno di un colore politico. Evidentemente ha voluto sottolineare l'inadeguatezza delle soluzioni sui balneari che sono state indicate nel provvedimento mille proroghe, è l'ennesima riprova della inadeguatezza di questo governo, l'abbiamo già constatata in tante altre occasioni. Presidente, grazie.